Ciao a tutti, mi chiamo Filippo e oggi sono qui per parlarvi di stile e di formattazione. La prima domanda che automaticamente ci facciamo a questo punto è questa: ma cosa significa stile e formattazione? Con questi termini su Wikipedia intendiamo tutti quei processi finalizzati a rendere la propria voce esteticamente gradevole, facilmente fruibile da parte di chi la legge e infine graficamente conforme con il resto degli articoli dell'enciclopedia. In una parola si tratta di wikificare. La domanda però rimane: ma che significa wikificare? In tal senso è presente questa pagina su Wikipedia, si chiama Aiuto Manuale di Stile, che potete trovare digitando questo titolo nella barra di ricerca in alto a destra, che vi consiglio assolutamente di andare a leggere, in quanto è molto completa e ben fatta e consente di avere un'ampia panoramica su questo tema. Adesso però noi andremo a fare una cosa leggermente diversa. Wikificheremo infatti una voce insieme. Si tratta di quella di Casasceu, che come notate purtroppo è un po' mal ridotta e anzi, ahimè, non è stata ancora formattata secondo gli standard. Perfetto, a questo punto rimbocchiamoci le maniche e iniziamo la nostra wikificazione. La prima cosa che dobbiamo vedere è se il tema che stiamo trattando ha bisogno di un infobox. Si tratta praticamente di una tabella che appare a destra della voce e che ne riepiloga i dati più fondamentali. Nel caso di Villa Sceu, che è un'opera architettonica, ci troveremo quindi informazioni come l'anno di inaugurazione, l'architetto che l'ha progettata, il committente, eccetera. Ma come facciamo a capire se la nostra voce ha bisogno di un infobox, altrimenti detto inoltre tempo sinottico? E se ne ha bisogno, dove lo troviamo? Semplicemente andiamo qui, nella categoria tempi sinottici, che potete trovare sempre con l'aiuto della barra di ricerca. Vedete, ce ne sono veramente tantissime di tutti i tipi. Peschiamone una a caso, il template città antica. Vedete i campi che vanno compilati, la loro successiva restituzione grafica e infine ecco come apparirà Casasceu con un infobox. Vedete? Molto chiaro e preciso. Inserito l'infobox, adesso dobbiamo occuparci di creare un buon incipit. Le linee guida relative alla creazione di un incipit sono riportate qui, in Wikipedia sezione iniziale. Una molto importante però riguarda questa, ovvero la collocazione in grassetto delle parti dell'incipit che si riferiscono al titolo. Vedete, Casasceu, infatti, si riferisce al titolo. Questa sarà l'unica volta nella voce dove grassetteremo qualcosa. Infatti, ammetto, ogni tanto si può essere tentati di farlo per dare maggiore risalto a quello che si vuole dire. Noi, tuttavia, non lo facciamo in quanto è contrario alle linee guida. Un discorso un po' diverso invece va fatto per quanto riguarda il corsivo, che su Wikipedia è utilizzato per scrivere titoli di album, di opere d'arte, di spettacoli, di videogiochi, di giochi, di libri, seminari, documenti, per parole straniere, per i nomi di animali e piante, per tutte queste cose. Per gli altri termini, però, il corsivo è meglio non utilizzarlo. Allo stesso modo, la sottolineatura è ugualmente sconsigliata. Perfetto, adesso dobbiamo un attimo occuparci, inserito l'infobox e inserito l'incipit, di dare una forma un po' più leggibile alla grande massa di informazioni presente in questa voce. Ed è in questo senso che interviene la strutturazione in paragrafi. Qua possiamo veramente sbizzarrirci, a patto sempre di creare una voce che sia facilmente fruibile da parte di chi la legge. Vediamo infatti alcuni esempi. Nella voce del quadro Notte stellata di Van Gogh, infatti, notate, c'è veramente il numero minimo indispensabile di paragrafi, giusto uno per la storia e uno per la descrizione. Al contrario, nella voce relativa a Dante Alighieri ce ne sono veramente tantissimi e di tutti i tipi. Una proposta per quanto riguarda Villa Sceu può essere questa, con un paragrafo sulla storia e uno sulla descrizione. Vedete com'è molto più leggibile, no? Inoltre, notate che rispetto a prima, che questa versione, vedete, va veramente tante volte a capo, rendendo molto faticosa la lettura. Qui non ho avuto paura di creare dei paragrafi un attimino più corposi. E ne va a beneficiare ovviamente la leggibilità della voce. Fatto questo, però, notiamo che questa pagina rimane purtroppo ancora un po' spoglia. Potremmo infatti aggiungerci qualche immagine.
linee guida per quanto riguarda l'inserimento delle immagini sono riportate qui in aiuto immagine. Possiamo infatti veramente farci un sacco di cose, per esempio determinarne a priori le dimensioni. Tuttavia, è sempre meglio non esagerare e magari utilizzare al posto della predeterminazione delle dimensioni, che può creare un po' di problemi ogni tanto, questo codice thumb, se usate il Wikicode, che comunque consente all'immagine di regolarsi automaticamente in base alle dimensioni dello schermo di chi sta leggendo la vostra voce. Ecco quindi come può apparire Villa Sheu dopo che abbiamo inserito le immagini. Questa è un'immagine relativa all'architetto che l'ha fatta, Adolf Loos, e questa è una foto scattata di un prospetto laterale. Vedete, la voce rispetto a come appariva all'inizio sta veramente cambiando pagina. Scusatemi per il gioco di parole. Però, purtroppo, c'è da dire, manca ancora una cosa. Le note sono un tasto dolentissimo di Wikipedia, però sono importantissime in quanto consentono la verificabilità della voce e quindi la sua generale attendibilità. Le linee guida per l'inserimento delle note sono racchiuse in questa pagina. Se usate il Wikicode dovete racchiudere la nota al posto dei puntini sospensivi in questo codice che ho scritto. Se usate invece il Visual Editor è presente un pulsante apposito. Ricordo inoltre che per quanto riguarda l'inserimento delle note, anche qui è buono tenere a mente che è sempre meglio cercare di rendere la propria voce conforme il più possibile rispetto alle altre presenti su Wikipedia, e per aiutarci sono stati creati dei template bellissimi, come il template cita web quando vanno citate delle pagine web. Vedete qua tutti i campi che vanno compilati, e il template cita libro quando vanno citate delle opere bibliografiche. Anche qui sono presenti vari campi che vanno compilati. Ed ecco casa Sheu dopo l'inserimento delle note. Vedete, questo è il numero in apice e queste sono le note ben formattate. Notiamo inoltre che qui ho inserito un grande numero di sezioni. Sono delle sezioni predeterminate, in quanto dopo il corpo del testo, dove descriviamo il tema della voce, è obbligatorio su Wikipedia inserire delle sezioni che, in quanto predefinite, le potete trovare qui, vedete, note, bibliografia, voci correlate, altri progetti e collegamenti esterni. Vi invito a consultare questa pagina per avere maggiori informazioni. Come al solito si tratta di scrivere aiuto, sezioni predefinite nella barra di ricerca e vi rimanderà esattamente qui. Ecco come appariranno se vogliamo avere un'altra visuale. Perfetto. Notiamo inoltre che ho inserito un'ultima cosa per rendere la nostra voce ancora più completa, ovvero i portali. Sono praticamente delle pagine dove vengono raggruppate tutte le voci di Wikipedia aventi un medesimo tema. Quindi, siccome Casa Sheu è un'opera architettonica che si trova in Austria, ci sta il portale Architettura e il portale Austria. Per capire quale portale fa il caso vostro, basta che andate qui e trovate quello di vostro desiderio. Mamma mia, la nostra voce è finalmente ben formattata. Vedete proprio come è cambiata, come è molto più godibile rispetto alla versione iniziale, che era questa qui. Poco, infatti, l'andrò a salvare. Prima di concludere questo nostro video, vorrei fare una precisazione. Notate infatti che mancano alcune sezioni, come per esempio quella relativa alle curiosità. Non si inserisce, infatti, in quanto con il tempo rischia di diventare un contenitore molto confusionario di informazioni sconnesse tra di loro. Per questo motivo, se volete aggiungere un'informazione, piuttosto che creare una sezione ad hoc, è meglio contestualizzare all'interno del testo. E il medesimo principio vale anche per le gallerie di immagini. Meglio non creare una sezione e poi elencare immagini a ruota, bensì comunque contestualizzarle all'interno del testo. Perfetto. Il nostro lavoro è concluso, un saluto e una buona continuazione sull'Enciclopedia Libera.